Ciao! Ciao! Bene! Come vi chiamate? Io Alessandra, lui Massimo. Insieme a Ereduo. Quanto tempo fa vi siete formati? Un anno fa, precisamente in questo periodo. E cosa fate? Facciamo musica strumentale, chitarra acustica e pan, una percussione melodica. E come avete incominciato questa collaborazione? Abbiamo cominciato diciamo con delle jam, poi abbiamo cominciato a collaborare in alcuni concerti, però non eravamo ancora un duo con un nome, e poi l'estate scorsa abbiamo fatto una tournée di busking in strada, abbiamo fatto il Salento, tutto il Salento, poi siamo risaliti in Abruzzo, bellissimi posti. Tornando in Piemonte poi abbiamo deciso di continuare con questo duo, gli abbiamo dato un nome, abbiamo cercato di finalizzare un po' di tracce, di brani, e abbiamo reso tutto un po' più concreto. Cos'è il busking? Il busking è l'arte di arrangiarsi suonando in strada. Musica di strada che diciamo è nata come idea, come pratica per quanto mi riguarda dopo il primo lockdown, quindi non potendo più suonare nei locali per ciò che sappiamo bene, quindi mi sono diciamo organizzato con una cassa e ho cominciato a suonare in strada, poi ho conosciuto anche lei e abbiamo fatto diciamo lo stesso. E perché la scelta proprio della strada? Perché è un'energia diversa, non è quella del locale dove sei veramente nella musica che stai facendo e nel momento in cui lo stai facendo, sì. Sei un attimo di presente. Sì, e ti dà anche tante opportunità di conoscere varie realtà. Quali sono i vostri riferimenti musicali? Allora, i miei riferimenti musicali, diciamo, mio padre è legato molto al rock degli anni 60-70, quindi io sono nato con quell'educazione, dopodiché mi sono dedicato, sono passato dal gruppo metal delle superiori a gruppi di musica un po' più colta da quando ho cominciato a studiare, quindi poi sono passato al jazz e alla musica strumentale. E io posso dire, ho iniziato quando ero piccolina, percussioni con amici al parco, e poi sentendo tanti concerti, andando a vedere tanti concerti, in realtà poi mi sono appassionata anche io e ho iniziato anch'io a suonare. Trasmettere ciò che uno sente all'interno, esprimendosi in questa forma, condividendo la musica, ci sono tantissimi punti di vista, ecco. È complicato, cioè cosa vi spinge a fare musica? Perché è bella la musica. È bella, è una necessità, col tempo è diventata una necessità, una cosa che devo fare proprio per sentirmi parte di qualcosa. E niente, la mia quotidianità per questo, cioè la musica è questo. Avete detto prima che le vostre canzoni non hanno un testo, no, giusto? No. Strumentali, sì. Strumentali. Qual è il messaggio che volete dare? Beh, diciamo condividere uno stato d'animo, C'è un brano che abbiamo dato un titolo, Sharing Heartbeat, ed è un po' diciamo è quello che cerchiamo di fare quando suoniamo. Molto spesso suonando in strada non siamo come magari molti busker hanno questa attitudine ad essere molto, a tirare molto in mezzo le persone. Noi invece condividiamo il nostro mood musicale, le persone poi si lasciano agganciare in un modo o nell'altro da questa cosa, e se non lo fanno subito magari vanno avanti e poi ripassano perché dovevano ripassare, si fermano un po' di più ad ascoltare, ci chiedono anche cose, quindi è una diffusione di stati d'animo. Come avviene il processo creativo
per creare un pezzo. Dall'improvvisazione, in realtà. Sì, 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 sì. Sempre dall'improvvisazione. Sì. Suonandoci le nostre prove sono una sorta di improvvisazione, appunto. E poi fissiamo le parti che ci piacciono di più. Io lavoro molto con la loop station, quindi creo delle basi. Che gli diamo una struttura. E quindi tutto il nostro brano poi fiorisce dal partire da quel loop. Avete già fatto un disco, un CD o registrato alcune brani? Registrato brani, sì. Tracce, sì. Disco work in progress. Work in progress. E in quella fase vi fate da un produttore, da un arrangiatore? O... No. Produttore no, neanche arrangiatore per il momento. Andiamo abbastanza in autonomia. Rapporto col palco o con la strada? Vi piace o vi terrorizza? Ci piace un sacco. Ci piace, sì. Avete un rito scaramantico? No. Diciamo, noi siamo anche una coppia della vita, quindi il nostro rito è un po' tutta la giornata, come passiamo. Possiamo sia discutere prima di suonare che invece volerci bene come al solito. Qual è il posto che vi ha emozionato di più in cui ti hai suonato? A me è Santa Maria di Leuca in Puglia. Anch'io, diciamo, quel tour che abbiamo fatto di busking è stato particolare perché i posti erano tutti meravigliosi, abbiamo scelto proprio le città più belle del Salento. E l'orario era sempre al tramonto, quindi abbiamo visto dei luoghi bellissimi in un momento della giornata meraviglioso, quindi ci sono rimaste tantissime cartoline e quelli sono stati tutti posti stupendi in cui suonare e persone per cui suonare. Che cosa non deve mai mancare durante un vostro concerto, che sia in strada o su un palco? È una buona acustica, si deve sentire bene, ci dobbiamo creare una bolla sonora, altrimenti diventa difficile interagire. E anche lasciarsi emozionare, ecco. L'aspetto fisico sul palco o anche in strada? Sì, per me sì, mentre suono ho bisogno di muovermi, che sia a volte magari un po' meno, a volte bisogno di stare raccolto, magari suono seduto, a volte preferisco in piedi, quindi è anche un po' variabile quello, non c'è una cosa fissa che facciamo. Lockdown, durante il lockdown avete avuto tempo a sviluppare maggiormente il vostro progetto, invece come diversi artisti alla depressione? Non eravamo ancora nel nostro progetto in realtà, però personalmente sì, è stato un buon momento per raccogliermi e a livello di studio musicale, ecco, per poi farlo sfruttare in questo momento. Anche per me è tantissimo. Ho vissuto il lockdown più a parte suonando tantissimo, studiando cose nuove e creando brani nuovi, però è stata la parte, diciamo, dedicata più al computer, quindi la parte più di informatica musicale, registrazioni o cose del genere. Però ecco, se non fosse stato per la musica sarebbe stata, come dici tu, una depressione abbastanza grande. Come vi chiamate già il nome del progetto? Aire 2. E come è nato questo nome? È nato in viaggio, è nato in Puglia, da un'idea di essere un po' come l'aria. Social, li usate, non li usate? Li usiamo, ma non siamo bravi, bravissimi. Non siamo bravissimi. Sì, li usiamo. Però li usiamo. Perché scegliete di usarli? Per farci conoscere, per avere più opportunità di suonare in altri posti. Ma sì, anche una necessità, anche perché la classica domanda suonando in strada dove vi posso trovare, e comunque le persone poi vogliono magari riascoltare qualcosa o seguirci, venire ai concerti, ed è una necessità. Avete già fatto dei video? Sì. Sì. E dove si possono trovare? Sulla pagina. Sui social. Su Instagram.
Volete lasciare il vostro social? Instagram Aireduo, ci trovate su Instagram. Non abbiamo uno YouTube per il momento e neanche Facebook. Progetti futuri, suonare tanto, continuare a fare questo e cercare di migliorarlo, comunque implementare altre cose. È abbastanza... è una bella sfida cercare di comunque creare sempre cose nuove a partire da uno strumento che ha una tonalità di riferimento, che è come l'handpan. E quindi no, ci piace lavorare anche con suoni che non siano prettamente acustici come, sì, come i nostri strumenti. Sì. Tre artisti a testa che bisogna assolutamente conoscere. Allora, nel mondo dell'handpan, vabbè, io vado su a chi mi riferisco: Nadi Shana, Cave Sao e Alexandro Lora. Dove studio principalmente per loro? Ne ho un paio, allora. Sicuramente Jeff Buckley. Allora, se dovessi se dovessi prendere un disco e poter ascoltare solo quello per un po' di tempo, prendere il Grace di Jeff Buckley. E poi mi sono molto appassionato a Pat Metheny, essendo da quando ho cominciato a studiare chitarra in maniera un po' più approfondita, quindi Pat Metheny sicuramente è un mondo grandissimo. E poi io non so, sono rimasto legato artisticamente a Pietro Nobile, che è stato il mio maestro di chitarra acustica, e quindi anche Pietro Nobile è una persona che mi ha influenzato tantissimo nella composizione. Molte grazie. Grazie a te. Ciao.